scuola nel giardino magico. Che bella giornata di sole! È proprio l'ideale per mettersi un cappello in testa e dire allegramente buongiorno, maestra! Caspita, queste parole crociate sono davvero difficili. Buongiorno, signor Rusty. Stai scrivendo la lista della spesa? No, no, guarda qua, sono bloccato sulle parole crociate. Parole crociate? Oh, sono la mia specialità. Chiedimi tutto, qualunque cosa. Ho avuto il premio cane più intelligente dell'anno. Sei verticale, è un frutto giallo che comincia con la B. Ah, certo, vediamo. Non si può cominciare da una un po' più facile? Ciao, ragazzi! Dylan, scusa, conosci un frutto giallo il cui nome comincia con la lettera B? Certo, è la carota. La carota? Ehi, ma che sciocchezze stai dicendo, Dylan? La carota non è un frutto e poi non comincia con la lettera B. Scusa tanto, amico. Sai, io stavo pensando alle carote quando me l'hai chiesto. È un miracolo che si ricordi di respirare. Buongiorno a tutti! Salve! Ciao, Fiorenza! Fiorenza, ci puoi aiutare con le parole crociate? Frutto giallo il cui nome comincia con la lettera B. Sei lettere. È molto facile, la banana. Ma certo, banana. È ovvio che si trattasse della banana. Ce l'avevo proprio sulla punta del naso. L'ho sempre saputo. Banana, giusto, ci sta. Wow, Fiorenza sa praticamente tutto, forte. Sì, è molto brava, Dylan. È davvero preparata, per sai? Per fortuna che c'era qui lei ad aiutarci. Scusa, ma che cosa stai dicendo? Stavo per darla io la risposta. Fiorenza mi ha anticipato. Sì, certo, come no. E va bene, fammi un'altra domanda. Vi faccio vedere io. Come vuoi. 5 orizzontale, 4 lettere, è vero. Gracchia e sta spesso su una ninfea. La so, l'elefante. No. Il canguro. No. Un Boeing 747. Ma quello è un aeroplano. Credo che la risposta esatta sia la rana. La rana, certo, è la rana. Volevo solo vedere se lo sapevi. Io penso che abbiamo tutti molto da imparare da Fiorenza. Idea, perché non creiamo una scuola nel giardino magico, eh? Forte! Fiorenza potrebbe fare la maestra, no? Io non so se sono in grado di farlo. Che cosa? Una scuola? Mi ha dato di volta il cervello. Secondo me un po' di istruzione in più non può che farci del bene. Rifletteteci meglio. La mensa scolastica è terribile, la matematica è noiosa. Infine, peggio di tutti c'è la geografia. Cosa ne dici, Fiorenza? Ecco, io penso che potremmo divertirci. Non contate su di me. Vorrà dire che noi diventeremo due volte più intelligenti di te. Ehi, che forza, cioè, wow. Perfino io diventerò più intelligente di Duga. Cosa? Quel cervellino da gallina con le orecchie lunghe più intelligente di me. Questo mai. Bene, allora unisciti a noi. Va bene, d'accordo, qualsiasi cosa, pur di evitare l'umiliazione di essere deriso da un coniglio. Che pasticcio. Deve pur esserci un modo per non andare a scuola. Calma, devo soltanto farmi venire un'idea. Sono contenta di poter andare a scuola, Brian. L'istruzione è una cosa meravigliosa, vero? Certo, hai perfettamente ragione. La cultura non è mai abbastanza, nemmeno per una lumaca erudita come me. Buongiorno a tutti, ragazzi. Oh, buongiorno anche a te, maestra Fiorenza. Benvenuti alla scuola del giardino magico. Oh, uffa, mi sto già annoiando. Bene, per prima cosa facciamo l'appello. Signor Rusty? Presente e pronto a cominciare. Gertrude? Sì, tesoro. Veramente dovresti dire solo presente. Lo vedi che ci sono, giusto? D'accordo, ho capito. È davvero divertente. Dylan? Dylan? Oh, certo, ciao Fiorenza. Sei presente, Dylan? Beh, io penso di sì. E tu, Brian? Ma certo, sono presente. Non vedo l'ora che incominci una stimolante giornata piena di cultura. È indiscutibile che avere un'istruzione sia... Basta rispondere, sono presente. Oh, sì, giusto. Sono presente. E infine Dougal? Presente. Bene, cominciamo la prima lezione. Ah, sentito? C'è l'intervallo. Oh, da dove viene questo suono? È la campanella dell'intervallo, lo sanno tutti. Coraggio, ragazzi, facciamo pausa! Ma le lezioni non sono ancora cominciate! Però la campanella dice che c'è l'intervallo, da questa parte! Ma... D'accordo, 10 minuti di pausa. Sospendiamo le lezioni. Evviva! Mi piace l'intervallo! Oh, che bello! Questa lezione? Vieni qui! Questo è molto meglio della scuola, non trovi? Ad essere sinceri, Dougal, non vedo l'ora che cominci la prossima lezione, sai? Cosa abbiamo? Algebra e matematica con addizioni molto complicate.
Oh no, preferirei infilare la testa in una ciotola di crema. Allora, 9 per 5 fa 45, 10 per 5 fa 50 e poi 11 per 5 fa 55. Io non ce la faccio più, aiuto, portatemi via di qui. E 12 per 5 invece fa 60. Ottimo, Brian, sei stato bravissimo e ti meriti una stella d'oro. Cosa? Vorresti dargli una stella d'oro solo per questo? Tu sei geloso e basta. No, non è affatto giusto, anch'io voglio una stella d'oro e perché non ce l'ho? Le stelle d'oro le merita solo chi è molto bravo. Ma io sono molto bravo, guardami, si vede a prima vista, giusto? Brian si merita la stella d'oro perché ha recitato bene tutte le tabelline, capito? Sei il cocco della maestra. Geloso, geloso, geloso. Secchione. Tu sei geloso. E tu sei un leccapiedi, ecco. Basta, Dougal, a scuola ti devi comportare come si deve. Ma io, che cosa, io... Dovresti chiedere subito scusa a Brian. Io non ho intenzione di chiedere scusa a una lumaca. Bene, se non gli chiedi scusa ti farò restare in aula dopo le lezioni, intesi? Ma io... Intervallo! Scusa, devo proprio andare. Oh, che noia, ci risiamo. Va bene, 10 minuti di pausa per tutti. Oh, non mi sembra che stiamo andando molto avanti con le lezioni, non credete anche voi, ragazzi? Già, la campanella ci interrompe in continuazione. È proprio un mistero, possibile che suoni sempre? Sì, ma certo, è davvero un peccato. Io non vedevo l'ora di ascoltare la lezione di geografia. Pazienza, non fa niente, amici. Chi viene a giocare con me? Ok, riprendiamo la lezione. Chi può rispondere a questa domanda? Tu, Dougal. Cosa? Intervallo! Chi di voi sa dirmi qual è la capitale della Francia? Tu, Dougal. Vediamo, sì, lo so, dunque... Intervallo! Quanti sono? Incredibile, di nuovo l'intervallo! Non mi sembra proprio che questa idea della scuola stia funzionando. Ciao, Fiorenza, come va la scuola del giardino magico? Beh, purtroppo direi non molto bene, Zebe. Davvero? Ogni volta che inizio la lezione suona la campanella dell'intervallo. È snervante. Con tutti quei continui intervalli non c'è stato tempo per le lezioni, sai? C'è qualcosa che non mi convince affatto, Fiorenza. E la cosa più strana è che la campanella suona ogni volta che faccio una domanda a Dougal. C'è davvero qualcosa che non torna, sai? Credo proprio di aver trovato la risposta. Ecco dov'era nascosta la campanella. Suppongo che ci sia anche un pulsante comandato a distanza. E così Dougal può farla suonare quando vuole. Ora lo sistemo io. Non so voi, ma io sono convinto che la scuola sia sopravvalutata. Beh, la povera Fiorenza non ha avuto molte possibilità con quella campanella che suonava di continuo. È vero, che noia, non faceva che svegliarmi. La giornata è quasi finita e non abbiamo imparato niente. Giusto, è stata una vera delusione, amici. Pazienza, lasciamo perdere. Sarà meglio tornare in aula e prepararci ad ascoltare l'ultima lezione. Credo proprio che sia geografia. Oh no, ti prego, evita di pronunciare quella parola. Oh, smettila di lamentarti. Lamentarti, Dougal, è rimasta solo una lezione. Su, torniamo in aula. Bene. Oh! Divertente, però non mi sembra che mi somigli molto. Io direi di sì alla tua espressione. Dougal, sei stato tu a farlo? Io? Oh, no. Mi spiace, hai preso il cane sbagliato. Dici, allora come mai c'è la tua firma sopra, Dougal? Cosa? Guarda, è proprio qui. Non riesci a vederla? Quella è una firma falsa. Penso che resterai qui dopo la scuola e farai dei compiti in più di geografia. Cosa? No, ti sbagli. Avanti suona. C'è qualcosa che non va, Dougal. Ma perché questa geccia non funziona? Sto aspettando. Che ti prende? Hai forse perso qualcosa, Dougal? Oh, becca. Povero Dougal, detesta la geografia. Forse la scuola è stata troppo per lui. Ha messo a dura prova le nostre menti, cara. Già, chi lo dici? Wow, mi sento la testa così piena. Meglio rimandare le lezioni a un altro giorno. Bene, sì, ci riparleremo un'altra volta. Andiamo, amici, è arrivata l'ora di dare inizio alla festa! Sì! Io vorrei dare inizio a un bel pisolino. Vediamo un po' la capitale dell'Australia. Oh,
Che strazio! Fiorenza mi ha detto che dovrò rimanere senza cena finché non avrò terminato tutti i compiti di geografia. Oh, povero me, che vita da cani!